Benvenuti in questa nuova puntata di Fama o Fame. Oggi abbiamo come ospite Pippo Lo Russo, ma prima c'è la sigla. Qual è la prima cosa che devo suonare? Una campanella, non vedi che tengo le mani impegnate? Campanella. Allora mi nascondo qua e gli faccio una sorpresa. Tu suona una bella canzone, vai. Una bella canzone di Roberto Murolo. E non conosco. Sergio Bruno. Non conosco. Caro Sole. E non conosco. Conosce niente, non conosce. Allora mo te faccio bella cosa. Ha iniziato facendo teatro con tantissimi spettacoli e con nomi di spicco del mondo dello spettacolo italiano, come Dario Fo o Antonio Giuliani. Ma che cosa ricorderà di quei giorni e di quelle emozioni? Ciao Igor! Beh, sicuramente il ricordo più importante per me è il sogno di un ragazzo di provincia, dalla provincia da Novara, che parte, va a Milano, studia e in due momenti importanti trova due personaggi particolari. Dario Fo, all'inizio della mia carriera, era il 1996-97, lui poi nel 97 ricevette il premio Nobel per la letteratura e ebbi la fortuna di frequentarlo proprio in quel periodo. E l'altro invece, l'incontro a teatro con Antonio Giuliani, avvenne invece nel mio passaggio a Roma, dopo 13 anni circa, e fu un'emozione grandissima recitare al Teatro Brancaccio a Roma o al Teatro Parioli, fu veramente un bel regalo. Quindi due momenti importanti, l'inizio e poi diciamo la consacrazione. Ma secondo Pippo Lo Russo, quale sarà il suo punto di vista sulla Brexit? Una scelta giusta, una scelta coraggiosa oppure un clamoroso autogol? Sentiamo un po'. Partiamo da questo presupposto. A me la politica non interessa più di tanto, no? O meglio, quella italiana la seguiamo perché a noi attori comici, brillanti, ci fa divertire, ci dà sempre spunto. Ma tutto il discorso, seriamente, parlo seriamente, tutto il discorso della globalizzazione, quindi l'Europa Unita e quindi un mondo tutto omologato, la Brexit, non saprei onestamente che dire. Però voglio dire una cosa, l'Inghilterra, sentite la campana che suona? È perché sto per dire una cosa importante. L'Inghilterra ha creato il calcio e quindi si è esposta, è stata insomma l'avanguardia per tutto il mondo. E voglio dire una cosa, se ha fatto una scelta coraggiosa, se gli inglesi hanno fatto questa scelta coraggiosa della Brexit, semplicemente dal mio punto di vista non superficiale, lo spunto è, stanno dando un'occasione a tanta gente per rendersi conto o per valutare su un altro punto di vista, da un altro punto di vista, una serie di situazioni o di valutazioni che altrimenti nessuno saprebbe, insomma, saprebbe ancora riconoscere. Cioè, la Brexit. Che succede con la Brexit? Hanno avuto coraggio? Sarà un autogol? Magari tra 20 anni sarà un autogol, ma per fortuna il VAR sistemerà le cose e metterà tutto a posto. In televisione e al cinema è stato molto al fianco di Macio Capatonda, ma c'è un aneddoto particolare che li legherà? Beh, l'incontro con Macio Capatonda c'è stato nel 2003. Cercavano un attore simpatico, brillante, per fare una serie di spot televisivi. Scelsero me, per fortuna, e scelsero come regista Macio Capatonda. Ci siamo sempre trovati bene, il nostro rapporto è sempre stato schietto e divertente, quindi proprio fatti un po' della stessa pasta. Lui un genio, io il mio modo di vedere il mondo demenziale, quindi più o meno sulla stessa linea. Siamo cresciuti con Mel Brooks, con i Monty Python. Se sentite qualche rumore è il gatto che è in vacanza anche lui con me, quindi non vi preoccupate. E dicevo, quindi l'incontro con Macio Capatonda, dopo 3 anni di spot televisivi insieme, mi ha proposto di fare Mai dire gol, Mai dire martedì, con un progetto davvero divertente. E la cosa, l'aneddoto che ricordo è che praticamente il giorno in cui mi ha chiamato per confermarmi le riprese, io lo stesso periodo comprai casa con mia moglie a Roma, quindi un bel ricordo. E un aneddoto invece particolare, divertente, è che praticamente siamo tutti e due interisti e ogni volta che siamo andati allo stadio a San Siro a vedere l'Inter ha sempre perso. Ispirato da una fiaba vera. Una storia commozionante. Lauro. Sì? Sono Atlas, tuo fratello lontano. Due fratelli separati dalla nascita. Ma io non ti conosco. Ho vissuto in Paraguay.
Ma adesso sono tornato, sono qui, Lauro! Lauro! Una fratellanza ritrovata. Avevo sempre desiderato un fratello, anch'io. Ma adesso ci sono io qui. Una storia dispendiosa. Ieri questi li ho comprati tutti per te. La firma qua è la casa sua. Hai visto? Ora è anche una casa tutta tua. Ti voglio dare tutto, ti voglio dare Atlas, fratello mio. Una serie di abbracci notevoli. Grazie, grazie. Grazie. Dai progenitori di Amore Amaro, la coppia premio Omar Maccio Capatonda Pippolo Russo. Quanti guai, paraguai. La rivelazione Massimo Masotti. Ma come hai fatto a rintracciarmi? Tutte le lettere che mi hai mandato. Ma quali lettere? Queste. Ma qua c'è scritto Laura. Ma c'è scritto Laura. Devo aver preso un abbaglio. Abbagli. Un film deludente. Infatti dalle lettere mi sembrava un po' Frocetto. Frocetto. Pippo è stato alla guida del programma AQPP, a qualcuno piace presto, su M2O per tantissimi anni e molti italiani lo hanno seguito anche dall'estero, grazie allo streaming. Ma qual era il suo rapporto con gli italiani all'estero? Durante le dirette radio arrivano sempre tantissimi messaggi, no? E quindi leggere i messaggi che arrivavano dall'Australia, dall'Inghilterra, da Londra, da Brighton, da qualsiasi altro posto, da Manchester, ha sempre fatto piacere, specialmente la mattina presto. Arrivare in radio, ciao, sono Jonathan, sono di origini italiane, vi seguo, mi fate divertire, mi fate compagnia, amici del Canada che ci seguivano di notte per poter essere la mattina presto con noi, mi ha sempre fatto piacere, anche perché con DJ Osso abbiamo spesso fatto gli spettacoli, gli show in giro per il mondo per gli italiani all'estero, quindi siamo sempre stati vicini, no? Con tutti i nostri compaesani che si trovano fuori. Devo dire la verità, c'è un problema. Io conosco tutto di Londra, conosco benissimo l'Inghilterra, l'ho sempre studiata, l'ho sempre sentita raccontare, ho mio nipote che spesso va a Londra con la fidanzata e mi racconta tutte le chicche, no? Specialmente della città, gli stadi, ok? I teatri, i musical. Non sono mai stato a Londra. Cioè io, Pippolo Russo, che ho girato mezzo mondo, non sono mai stato a Londra. E perché? Perché, caro Igor? Perché praticamente spero nella prossima vita di viverla a Londra. Cioè non una settimana, due settimane, un mese in vacanza, sai, ci torni 3-4 volte, 50 volte. No, Londra per me è sempre stata la città da vivere. Nascere, crescere, passare una bella adolescenza, trovare la fidanzata, sposarsi oppure fare insomma lo scavezzacollo a Londra, però vivendola quotidianamente. Lo stesso ragionamento l'ho sempre fatto anche per New York, quindi avete capito che io a Londra e a New York non ci sono ancora mai stato. 1994, ero in Grecia in vacanza, conosco Rachel, una ragazza di Londra, che mi invita a Londra dopo una frequentazione, lei è venuta in Italia un paio di volte, mi dice vabbè vieni a Londra, io dico ok, faccio il biglietto per Londra, che succede che tre giorni prima incontro una spagnola e quindi anziché partire per Londra sono andato a Barcellona. Questa è stata la chicca, è un aneddoto, un ricordo che ho di Londra, ok? Il 1994. Pippolo Russo, fama o fame? Fama. E dico fama perché? Perché penso che aspirare alla fama, quindi a crescere, a migliorarsi, sia una qualcosa di importante che ci guida e quindi magari molti amici che conosco hanno scelto proprio Londra e l'Inghilterra per crescere, per migliorare. Molti sono anche tornati dopo 2-3 anni, 5 anni in Italia e sono diventate sicuramente persone migliori, sono diventati più uomini, sono cresciuti. Quindi fama sicuramente come obiettivo, non dal mio punto di vista, non so, superficiale, no? Per essere famosi, così, ma come senso di miglioramento, di crescita. Però vorrei dire anche fame, perché per aspirare al meglio credo che ci voglia un po' di fame, no? Perché senza sacrificio, senza impegno, i risultati non si ottengono. Ecco, tutto qua. Però fondamentalmente fama, diciamo, senza fame non c'è fama e viceversa. Ah, bello qua, eh? Sono in un casale del 1300 in mezzo alla natura,
davanti al Golfo di Gaeta. Grazie per averci seguito anche in questa puntata e ringraziamo Pippo Russo per la disponibilità. Vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata di Fama o Fame. Grazie a voi, ciao Igor, alla prossima!